Un altro grande qui a Taverna, lo conoscete tutti, è un altro di noi e un altro di voi, Salvatore Esposito. Grazie, buonasera Taverna, grazie per essere qua, grazie Alberto per la bella presentazione e le belle parole che hai speso per la mia persona. Io questa sera rimango veramente stupefatto, vedo una marea di gente, che non si vedeva da tantissimi anni qua, forse anche quando c'era la festa non c'era tutta questa gente. Questo vuol dire che ci state aspettando, avete fiducia in noi e avete fiducia soprattutto del nostro sindaco. Io lo chiamo già sindaco, Mauro D'Acri. Io intanto vorrei fare qualche ringraziamento, vorrei ringraziare la mia lista e tutti i componenti che hanno fatto parte di questa lista e che hanno dato il loro contributo. Voglio ringraziare inoltre, e ci tengo, la mia famiglia, perché io un po' di tempo fa ho avuto un piccolo problema e mi hanno dato forza per andare avanti e non potevo continuare a stressarmi, a faticarmi, ma l'ho fatto per la mia gente, per la mia zona, per la mia Mondalto. Io non so se stasera riuscirò, come diceva mia figlia, dice papà non ti arrabbiare, non gridare, io non so se riuscirò e non ti posso promettere nulla. Ma comunque sicuramente sarò un po' più pacato. Noi in questa zona in passato è stato fatto tanto, ma è stato fatto tanto quando io ero in maggioranza, e questo lo posso dire forte e gridando, perché loro qua a Taverna, quando si sono insediati, sono venuti solo a tagliare i nastri. Caro Biagio Faragalli, che tu ti vai vantando della strada dell'industria che tu hai realizzato, che tu sei andato a vedere quando foravano a 18 metri e mezzo, ma il progetto chi l'ha fatto? Il finanziamento chi l'ha ottenuto? La gara d'appalto chi l'ha fatta? Tu hai trovato tutto pronto quando sei partito solo l'appalto? E per poco, neanche per poco l'avevi pure perso, se non era per Mauro, perché erano scaduti gli espropri. Questo lo devi dire alla gente. Via Capri, come l'hai fatta? L'hai trovata già iniziata, e quindi non è stato compito tuo, diciamo, che hai fatto questa strada, che sei andato con le casse, con la musica quando l'avete inaugurata. La stessa piazza che qui so, che ci siamo sopra, il primo lotto era stato già fatto, il secondo lotto avete spostato 200.000 euro da Vaccarizzo, che dovevamo finire una strada. Non siete stati in grado di presentare un progetto e farvelo finanziare per completare un'opera. Questo è quello che tu hai fatto, questo è quello che hai fatto. Adesso mi vengono a dire che io sto il giorno in questa villetta, certo, l'avete vista tutta la villetta, in quel modo è ridotta. Il 2014, ricordo luglio 2014, la villetta era tutta verde, hanno messo i gazebi lì dentro, da allora quell'irrigazione non ha mai funzionato, sono 10 anni. E caro Biagio, tu hai la stazione della manutenzione in quel tempo, vergognati, e oggi viene a criticare chi aveva realizzato la villetta in quel modo e la teneva in quel modo, e viene a criticare chi è stato l'autore a fare la rotonda qua.
a realizzare la rotonda. E quindi io ho preso l'impegno, anzi l'abbiamo preso insieme a Mauro, l'impegno con gli anziani, perché stando con loro ci hanno chiesto un posto dove poter stare, una struttura, e noi abbiamo preso l'impegno che per Natale, perché noi vinciamo il 10 e per Natale realizzeremo la struttura nella villetta, realizzeremo. Abbiamo preso il tempo per Natale perché sapete, anche se è una proprietà comunale e la fa il comune, bisogna fare sempre il progetto, deve essere approvato. E invece un ragazzino, che io così lo chiamo, di Taverna, mi viene a dire una casetta di legno che noi la facciamo in 20 giorni. Ma tu in 10 anni che cosa hai fatto a Taverna? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto a Taverna? E non mi viene a dire che io sono stato 40 anni al comune, perché 44 anni al comune c'è stata la tua famiglia e non avete lasciato un segno. Un segno non l'avete lasciato. E per questo vi chiedo io, non votate queste persone, non votate queste persone, perché queste persone lo vendono il comune, se lo vendono il comune, se lo mangiano. Caro Faragallo, rispondo ancora una volta a te, perché mi stai strappando, non tirando, me l'hai strappata la giacchetta, me l'hai strappata. E ti voglio dire un'altra cosa. Vai, sono già due volte, due comizi, ed io non ti ho mai citato nei comizi che ho fatto io. Questo è segno di maleducazione, di scostumatezza e di non rispetto. Stai parlando di cifre inventate, 400.000 euro di ferro, la Torre Eiffel, ma invece di parlare di queste cose, perché non vai a spiegare ai cittadini come mai hai avuto le parole, il litigio con l'avvocato Carmelina Pugliese? Ma devi dire la verità, perché l'hai avuta, perché la volevi dare una zuppa a palco a una ditta che non aveva le carte a posto, non aveva le carte a posto, e l'hai fatto un assessore. Pensa da sindaco cosa vai a fare, pensa da sindaco. Avevamo ereditato un capannone di 3500 metri, ve lo siete andati a vendere perché dovevate fare la villetta a Settimo, la villetta non è stata fatta, i soldi non ci sono, il capannone nemmeno l'abbiamo. E questo è la fine che verrà se verrà in mano a voi il comune di Montalto. Quindi, cari amici, l'8 e 9, andate nei diritti delle quattro sezioni di Taverna e votate tutti una croce, fatelo sul nome Mauro D'Agri, sindaco. Grazie. Ancora c'è da fare, avverrà il finale.